sera si è conclusa la partita Laumas Elettronica Parma contro l'Orma di Brescia con un risultato ottimo, che è un risultato 63 per il Parma, 12 per il Brescia. Qui abbiamo il nostro Gerardo Barragone, memoria storica della squadra, e quindi Carosello, dimmi, com'è andata? È andata bene nel risultato, poi come al solito quando ci sono queste partite che sulla carta per noi sono facili tendiamo ad adagiarci, quindi i primi due quarti non sono stati un granché, anche la media al tiro mia personale della squadra è stata bassa, ci siamo risollevati un pochino più sui due quarti perché credo che non abbia fatto solo due punti, però insomma dobbiamo migliorare mentalmente perché sono quelle partite che devi stare sul pezzo dall'inizio alla fine, visto che la carta abbiamo vinto di 98 punti, in teoria anche oggi ci poteva stare, quindi dobbiamo lavorare soprattutto sulla testa perché sulle partite facili non rendiamo mai come dovremmo. Infatti. Bene Gerry, quindi le prospettive per le prossime partite, per arrivare a un ottimo risultato, l'intesa di squadra mi sembra che stia progredendo bene. Sì, l'intesa di squadra sta progredendo, sta avendo alcuni giochi che proviamo anche in allenamento, quindi questo è positivo. Dobbiamo migliorare nell'intensità difensiva perché ancora adesso abbiamo delle amnesie ogni tanto che non dovremmo avere, però forse lo sa, quindi ci sta mettendo sotto ogni allenamento. Perfetto. Bene, grazie a tutti, salutiamo il nostro Gerry e alla prossima. Grazie. Buonasera ancora, abbiamo qui ospiti il presidente dell'Olmal Luca Savardi e il capitano della squadra Francesco Cancelli. Com'è andata questa partita? Prima partita del girone di ritorno, ci eravamo già incontrati all'inizio del campionato, la vostra intesa di squadra, il vostro gioco di squadra, com'è andato? Quest'anno per noi è un anno un po' particolare, nel senso che abbiamo deciso di investire soprattutto sulla nuova leva, abbiamo iniziato alcuni ragazzi, gli stiamo dando minutaggio, per cui il nostro obiettivo è quello. È un'annata appunto un po' di transizione, però stiamo pensando di far crescere i giovani. Peraltro proprio in questi giorni è partito anche i primi allenamenti del mini basket, per cui questa per noi è già una soddisfazione. Sono partite difficili e mi ha chiesto com'è andata bene per il Parma. A parte le battute, i ragazzi vedo che comunque veramente si impegnano, cercano comunque di dare il massimo e oggi abbiamo giocato, il Parma è una delle squadre più forti del girone, per cui era un risultato per noi abbastanza scontato, però la voglia in campo che non manca e questa è comunque una cosa più importante. Capitano, ho visto una squadra giovane, dinamica e una presenza femminile, quindi una quota rosa, una cosa importante. Parlane un po' di questa. Sì, è importante che anche le ragazze giochino a basket perché anche loro devono portare avanti questo movimento e anche la nazionale italiana ha raggiunto la prima vittoria, credo, agli europei e quindi vuol dire che comunque sta crescendo. Benissimo. E anche con questo vi salutiamo, ringraziamo la nostra squadra ospite e alla prossima. Grazie, buonasera. Grazie a voi. Buonasera ancora, vi presento il nostro coach Massimo Bisin. Il grande nostro coach Massimo, grande allenamenti, grande lavoro da parte tua, sia tecnico ma anche umano, perché insomma i progressi si vedono. Progressi, veramente sto imparando io da loro, però soprattutto nell'ultimo periodo sono molto contento. Io trovo un piacere stare in palestra, fuori. Sono soddisfatto di quello che stanno facendo. Stasera abbiamo una buona partita anche contro il Terro. Siamo contenti. Anche alle prossime il Massimo ci terrà aggiornati sui progressi della squadra, quindi per stasera vi salutiamo e vi ringraziamo tutti, alla prossima.